Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Senza Scottie Reynolds, ancora infortunato e con una prestazione decisamente sottotono, l'Enel Basket Brindisi si arrende alla Dolomiti Energia Trentino nell'anticipo del sabato. La formazione di coach Maurizio Buscaglia si è imposta meritatamente per 81-71, sfruttando soprattutto la fisicità dei propri giocatori. Una giornata storta da dimenticare per i biancoazzurri, adesso in partenza per Las Palmas, Gran Canaria, per affrontare il terzo impegno di Eurocup. Poi sabato prossimo a Cantù per l'anticipo della quinta giornata. Vi raccontiamo tutto in questa puntata di Terzo Tempo. Grazie.
Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Apertura anche sabato mattina. Presidente, un Enel con le polveri bagnate? Diciamo che mi hanno sempre insegnato, quando giocavo malissimo a pallacanestro, che senza il play non si va da nessuna parte in questo sport. E il play purtroppo ce l'avevamo in panchina, infortunato, dopo la grandissima prestazione di Sassari, e dove oggi vedevo le statistiche, cosa che non vedo mai, era il primo giocatore a elargire assist alla squadra, 9 a partita che valgono 18 punti, quindi immaginiamo. Poi se altro asse importante, play pivot, ti mancano due pivot inguardabili, ma soprattutto Gagic, allora la frittata è fatta. Ora dobbiamo essere bravi e sperare nel recupero immediato di Reynolds e sperare nell'ennesimo miracolo di Piero, che possa riuscire a far uscire dalla fossa Gagic, perché è imbarazzante vedere giocare un ragazzo di 2,10 m del 1990 in questo modo. La partita di Coppa è abbastanza complessa. Molto complessa, però sai, nello sport a volte quando si tocca il fondo è facile risalire. Si va lì senza l'assillo dei due punti, perché la squadra del Gran Canaria è sicuramente la più forte del girone, quindi vai lì a fare la partita e poi dobbiamo essere bravi a recuperare questi due punti persi a Cantù, che oggi ha vinto contro Torino. Credetemi, è un grandissimo dispiacere ogni volta che iniziamo a entrare in striscia, ogni volta che iniziamo a fare la storia si fa male qualcuno. Oggi ne parlavo a casa, Cremona si fa male Bulleri, eravamo all'apice della storia del basket brindisino, campioni d'inverno. L'anno scorso vinciamo le prime due partite, si fa male Mace e lo perdiamo per 2 mesi. Rientriamo in striscia, prendendo Simmons si fa male Simmons, non lo so, andremo a Iadico tutti a chiedere una grazia, perché non è possibile, credetemi, veramente è un dispiacere enorme, perché ci sta a perdere contro Trento, che è una gran bella squadra, ma non ci sta a perdere senza il miglior giocatore della tua squadra. Dolomiti Energia, che passa a Brindisi 81-71 e conserva l'imbattibilità esterna 2-2, è il primo successo della storia di Trento al Pala Pentassuglia in Serie A. L'Enel interrompe una striscia positiva che durava da 2 incontri. Ottimo l'approccio della compagine di Buscaglia, +7. La Stella del Sud soffre l'assenza di Reynolds e chiude il quarto di apertura con 12 punti scritti al referto, 23 il fatturato degli ospiti. Nel secondo periodo Trento prende il sopravvento a rimbalzo, +8 al 20esimo. In fase di produzione Pascolo, Sanders e Lockett diventano immarcabili, 27 punti complessivamente a metà partita. L'Enel tira male da oltre l'arco, 1-9 alla pausa, e piomba a -14 al 19esimo. Nella ripresa la Dolomiti Energia continua ad essere superiore in attacco, 25-37 al tiro contro il 20-42 di Brindisi al 28esimo, e il vantaggio aumenta, +16. I padroni di casa sparano a salve dalla grandissima distanza, 1-16 al 35esimo. Gli ospiti ringraziano, +15 sul tabellone elettronico. Banks non getta la spugna e la squadra di Bucchi risale a -7 al 38esimo, ma i viaggianti amministrano nel migliore dei modi il finale. 6-14 da 3, 35 rimbalzi per Trento contro il 3-20 e 31 palloni catturati dai pugliesi. 16 punti per Sanders, 14 per Pascolo, dall'altro lato 17 per Banks, 11-6 falli subiti ed altrettanti assist per Harris. In classifica l'Aquila sale a 6, l'Enel resta a 4. Se c'era il timore che la fisicità di Trento potesse fare la differenza, la conferma è arrivata in maniera fatale sul campo. Piero Bucchi. Sì, è vero, sono stati molto fisicamente, come dici tu, molto molto presenti, abbiamo un po' sofferto nei vari ruoli. In aggiunta, purtroppo, è venuta una serata che abbiamo tirato veramente molto male da 3 punti, abbiamo tirato 3-20, e ecco che quindi ovviamente
viene fuori una serata storta al tiro, in più loro bravi poi a ripartire in contropiede sfruttando anche i rimbalzi lunghi, ecco che quindi si fa la partita. 1 su 9 nei primi 20 minuti, 0 su 6 nei primi 10, è chiaro che incanala la partita verso un percorso difficile. Abbiamo cercato di reagire, abbiamo cercato di dare il massimo, però non siamo riusciti a dare la zampata per tornare veramente dentro la gara. Senti Coccio, non basta naturalmente l'attenuante del pur pesante forfè di Scotty Reynolds. No, ma nessuno, infatti non ne ho parlato io, me l'hanno chiesto prima i tuoi colleghi in sala stampa, però non ne parlo, dobbiamo fare anche senza di Scotty Reynolds. È chiaro che è un giocatore che è importante, rimarrà fuori 15 giorni, 20, non si sa quanto, di conseguenza bisogna trovare le energie giuste per cercare di fare di necessità virtù, quindi trovare le risorse anche senza Scotty. Sia in Coppa con i francesi delle Manne, sia stasera con Trento, non abbiamo rivisto il bellissimo Kenny Caggi di Sassari. Se no, se avesse avuto quei numeri sempre, probabilmente sarebbe rimasto a Sassari o sarebbe da un'altra parte. È un ragazzo che sicuramente ha qualità, ma che ovviamente non è quello di Sassari sempre, purtroppo. È un buon giocatore, è un ragazzo che ha qualità, ma che ovviamente deve passare attraverso un processo di crescita, perché sennò probabilmente se lo tenevano. Però abbiamo rivisto un Gagic ancora incerto e per molti versi improduttivo, Piero. Abbiamo un po' sofferto lì sotto, in effetti è vero, la loro fisicità lì sotto l'abbiamo un po' sofferta, speriamo che sia un salto di qualità da parte dei due ragazzi slavi, perché ovviamente c'è bisogno di tutti. Adesso la partenza per Gran Canaria, Las Palmas, l'Eurocup e poi un'altra sfida importante a Cantù nell'anticipo del sabato. Ah sì, non c'è molto tempo per pensare, per riflettere, bisogna fare le valigie, partire, meditare, riflettere, allenarsi per quello che si può fare, per cercare di migliorare, ma sicuramente dobbiamo cercare di trovare subito antidoti per trovare di nuovo il bandolo della matassa, che fino a una settimana fa era ben presente, ben organizzato. Adesso dobbiamo un po' riorganizzarci, ritrovare gli equilibri, perché ci manca un giocatore, che non è una scusa, ma ovviamente dobbiamo ritrovare un po' gli equilibri. Sei deluso, arrabbiato? No, mi dispiace, perché appunto abbiamo fatto una partita un po' sottotono dal punto di vista sia delle percentuali del tiro che della prestanza fisica, e quindi ovviamente sono un po' dispiaciuto, non un po', molto dispiaciuto. Mi aspettavo una partita un po' diversa dal punto di vista dell'energia, non si è riusciti a incidere più di tanto. Ripeto, loro fisicamente probabilmente hanno avuto il sopravvento. Il termine giusto è legittimo, un successo assolutamente meritato, consolidato nel corso del match per una Dolomiti Energia implacabile in alcuni frangenti. Beh, grazie, nel senso che volevamo fare una partita così, nel senso consistente, nel senso presente, nel senso cercando il più possibile, per quanto è le nostre caratteristiche, il momento della stagione, di avere ritmo, di stare sempre in difesa pronti, di avere la possibilità, perché è con l'energia che poi noi la troviamo, di secondi tiri e secondi possessi. Secondo me ci siamo riusciti anche nella parte in cui abbiamo dovuto soffrire un po', mantenendo sempre non il pallino del gioco, però la capacità di controbreccare, di ritornare, di avere la partita. Quindi questo nel coinvolgimento di 10 giocatori e nell'aver portato a referto 5 giocatori in doppia cifra. Ma la cosa che mi interessa di più è quella, è la parte difensiva, che su alcune cose insomma è da registrare. Abbiamo commesso errori e c'è da fare la tara, perché di là ci sono giocatori che sanno giocare a pallacanestro e quindi ti mettono in difficoltà. Per cui credo che in un campo così, nel nostro processo di crescita, possa essere una bella vittoria sicuramente. Ritmo e aggressività, lo avevamo sentito alla vigilia del match, lo abbiamo visto sul campo in buona sostanza. Sì, perché alla fine noi parliamo di passarci il pallone, di giocare senza la palla, di difendere in cinque, di fare delle scelte che per quanto ci riguarda prendono un valore sicuramente doppio se fatte con l'intensità giusta, con la presenza giusta e soprattutto tutte le volte, che è quella, no, forse l'ultima, è la speranza che sempre un allenatore ha per la sua squadra. Ancora abbiamo dei passaggi a vuoto che non dipendono da voglia, concentrazione, atteggiamento, anzi, ma perché dobbiamo allenarci. La doppia cifra multipla dice tutto sull'andamento di questo match, ma parliamo della sfida tra i lunghi, vinta nettamente da Julian Wright, sia con Kenny Caggi che con Gagic. Beh, noi eravamo insomma anche un po', abbiamo fatto delle scelte, chiaramente c'era da difendere giocatori capaci di giocare internamente,
fisicamente, capace di giocare sui tre punti. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo preso dei rischi, però siamo stati molto presenti, molto attenti, non siamo mai usciti dal piano partita così da poterlo anche modificare in corsa. Aggiungo che dalla partita di Pascolo come l'ha aperta alla ottima partita di Baldirossi fino ai 3 minuti 4 di Lechthaler, che ha dato un apporto notevole, i lunghi hanno fatto veramente un ottimo lavoro oggi, perché le caratteristiche tecniche degli avversari per noi erano un po' indigeste, ecco, sulla carta. 3 vittorie su 4, 6 punti in classifica, una bellissima posizione. Viene da chiedere che cosa sia successo con Pistoia, a meno che la Giorgio Tesi Group sia ben più che una rivelazione. Sicuramente la Giorgio Tesi Group sta dimostrando bella pallacanestro, presenza, e non è certo un caso, se ha vinto con merito. Noi facciamo partite, giochiamo partite, dobbiamo essere sempre molto attenti in campo, dobbiamo avere la capacità di giocare 40 minuti, e queste la cosa, ecco, se posso legarmi a quella partita, sicuramente, visto che il giorno dopo parlavamo di una sconfitta che doveva farci crescere, alla luce delle due prestazioni successive, non tanto solo per la vittoria ma proprio come presenza della squadra in campo, ben venga una sconfitta se fa imparare qualcosa. Un'analisi tecnica al volo, che cos'è che non ha funzionato oggi? Non ha funzionato assolutamente niente, devo dire. Fin dal primo minuto Brindisi ha subito la pressione difensiva e la velocità, la freschezza atletica di Trento in tutti i suoi reparti. Brindisi ancora continua a giocare solamente esternamente, tanto è vero che abbiamo avuto un 15% da 3, una cosa che nessun campo di Serie A probabilmente si è mai vista, ma questo è stato anche merito del Trento, che con la sua pressione difensiva, con le sue rotazioni e con i suoi bilanciamenti difensivi e con i cambi anche difensivi, perché a volte la matchup, a volte la zona, a volte l'uomo pressante, la zone press, ha messo in seria difficoltà tutti i giocatori brindisini, non c'è stato uno che è riuscito a salvarsi da questa grigia serata e brutta serata. Il reparto dei lunghi è ancora sotto accusa e mi sembra che abbiano fatto una gara da dimenticare. E purtroppo le caratteristiche tecniche e atletiche dei nostri lunghi sono quelle. Adesso se non sono in grado di raddoppiare, di aiutare e ritornare, questo purtroppo dovevano metterlo in conto la società brindisina. Ma non solamente, non darei adesso per questa sconfitta solamente la responsabilità ai lunghi, diciamo che tutti quanti hanno avuto il loro piccolo bagaglio di responsabilità. Un Enel sottotono, soltanto l'assenza del play? No, credo che l'assenza di Reynolds non debba essere una attenuante, sicuramente un'assenza importante, perché il play titolare in una squadra come quella di Brindisi conta moltissimo, però credo che questa sera Trento abbia meritato dal primo all'ultimo minuto la vittoria, con una squadra, con un gioco corale, con una squadra molto attenta in attacco e in difesa. Trento è partita subito aggredendo l'avversario, ha trovato subito ritmo, ha trovato subito gli attacchi giusti a canestro, ha trovato le buone difese. Brindisi non è riuscita già dal primo quarto ad entrare in partita e probabilmente rincorrere per tre quarti di partita ha condizionato molto la squadra di coach Piero Bucchi. Anche nel momento del rientro sul 74-72 probabilmente Trento ne ha avuto di più, guardando le statistiche. Tra l'altro la squadra di Buscaglia ha tirato col 45% da 3, quindi questo la dice lunga su quanto Brindisi abbia difeso male dal perimetro. Peccato, perché dopo la bella vittoria di Sassari ci si aspettava magari un bis, non è arrivato, però in questo momento della stagione Trento è superiore a Brindisi, lo ha dimostrato vincendo partite importanti. Brindisi, speriamo si possa ricompattare già da Gran Canaria, una trasferta difficilissima, tornare magari con un risultato positivo. Non ha espresso il gioco migliore l'Enel. Ma secondo me l'assenza di Reynolds si sta dimostrando purtroppo essenziale.
quindi non abbiamo visto la solita costruzione di gioco, in attacco non siamo riusciti a essere forti come solitamente riusciamo a esserlo e quello che abbiamo espresso a Sassari. Devo anche dire che colgo l'occasione di questo microfono per fare un appunto al pubblico brindisino in merito alla partita di mercoledì. Sono rimasto veramente mortificato quando sono arrivato al palazzetto e vedere il palazzetto semivuoto. Io voglio fare un'esortazione a tutti i miei concittadini. Vi prego di tornare tutti al palazzetto anche quando c'è il calcio o c'è qualche partita di calcio interessante, perché conquistare questa categoria a livello internazionale ci è costato tantissimo, dobbiamo sapercelo tenere. Capisco anche lo sfogo del presidente Marino che dice che vuole portare la squadra a Bari. Non lasciamoci scippare la squadra dai baresi, perché Bari ci voleva togliere il porto, ci voleva togliere l'aeroporto, non voleva far arrivare la Freccia Rossa nel Salento, adesso si vogliono prendere anche la nostra squadra. Egregi brindisini, svegliamoci, torniamo tutti al palazzetto con l'entusiasmo solito. Vittoria in campionato per la Vitasnella che supera a domicilio 80-70 la Manital e il 21esimo successo su 26 sfide storiche disputate al Pianella di Cantù contro Torino che non batte in trasferta ai Lombardi da 11 incontri o se preferite da 30 anni. Buona la partenza della squadra di Corbani più 5, poi si scatena Ivanov. 11 punti del bulgaro consentono ai viaggianti di strappare l'inerzia e di piazzare un break di 15-6, più 4 Torino al decimo, equilibrio quasi totale nel secondo periodo, 37-38 al ventesimo, 4 su 18 da 3 e meno 4 al rimbalzo per i Brianzoli, 8 le palle perse della Manital. In avvio di ripresa i piemontesi prendono il sopravvento sotto i tabelloni e piazzano un break di 10-0 che vale il più 11, a bassa non ci sta e con due triple riporta nella scia i suoi, meno 2 al ventinovesimo. Nel quarto periodo l'ala diventa immarcabile e Cantù impatta al 34esimo, Torino non è precisa da oltre l'arco e fallisce diversi liberi. La Vitasnella invece infila un 7 su 13 da 3 in 16 minuti che le permette di operare il sorpasso al 36esimo. Torino non regge l'urto e i padroni di casa si portano sul più 6 al 39esimo. 27-12 il parziale della quarta frazione per la Vitasnella che è andata negli spogliatoi con 12 su 33 da oltre l'arco e 12 su 12 ai liberi. 2 su 18 e 4 su 10 per Torino. 26 punti per Abbas, con 5 su 9 da oltre l'arco, 9 rimbalzi, 6 falli subiti e 33 di valutazione. 16 punti per Hislip, dall'altro lato 18, 8 falli subiti e 5 assist per Ivanov, 16 e 14 palloni catturati per Ibi. Seconda vittoria consecutiva per la Betaland che supera in casa 68-62 una Grissinbon al primo stop in campionato. Con questo successo i siciliani agganciano a 6 punti in classifica anche la Reggiana. Doppia festa per Basile che ha raggiunto le 500 presenze in A. Griccioli deve rinunciare a Bowers, Menetti a Kaukenas. Prova subito a scappare Reggio Emilia più 5 con 7 punti in fila di Gentile. I padroni di casa ci mettono poco a colmare il gap e ad operare il sorpasso. Più 2 al decimo. Gli ospiti tirano meglio da 2, ma sparacchiano da oltre l'arco. 2 su 11 al ventesimo. Della Valle però è molto ispirato, 13 punti in altrettanti minuti e porta i suoi sul più 6 al sedicesimo. Reazione Betaland. Parziale
iniziale di 16 a 2 in 9 minuti e più 8 al 25esimo, 49 a 41 al 30esimo. Perfetta la retroguardia di Griccioli, 24 punti in 20 minuti concessi alla Grissimbon, che scivola a meno 10 in apertura di quarta frazione. Reggio continua ad avere grosse difficoltà in fase di produzione, realizza 4 punti in 5 minuti e piomba a meno 15 al 36esimo. Nel finale i viaggianti rientrano a meno 6, ma Capodorlando resta lucida. 5 su 12 da 3, 22 assist per la Betaland, 4 su 21 e 10 assistenze per la Reggiana, 16 punti per gli Asaitis, 12 e 8 rimbalzi per Metreveli, 11, 12 palloni catturati e 5 falli subiti per Oriacchi, 9 gli assist di Ilievski. Dall'altro lato, 16 e 6 falli subiti per Della Valle, 15 più 14 rimbalzi per Veremenko. La Giorgio Tesi batte a domicilio la City Gas 76 a 70 e resta da sola in testa alla classifica a punteggio pieno. È il primo successo in Serie A di Pistoia contro Avellino su 5 sfide storiche disputate. Per la Scandone la terza sconfitta consecutiva in questo torneo. Fantastico l'avvio dei viaggianti, più 15 dopo 7 minuti, con i padroni di casa bloccati a 2 punti. Green ed Aker, 14 punti in tandem al nono, sono molto ispirati, ma tutto l'attacco della Scandone funziona a dovere. 28 punti realizzati in 10 minuti, 17 lo score della Giorgio Tesi. Nel secondo periodo salgono in cattedra Blackshear, 14 punti alla pausa, e Kirk. La retroguardia di Esposito cresce, arriva il parziale di 18 a 7 in 8 minuti per Pistoia, che impatta, 41 pari all'intervallo lungo, 7 su 15 da 3 per Avellino, ma più 6 a rimbalzo per i padroni di casa. Nella ripresa Knowles si accende e la Giorgio Tesi si porta sul più 8. I campani stentano in fase offensiva, 10 punti in altrettanti minuti, ma nel quarto periodo la formazione di Sacripanti con Aker e due triple di Lunen impatta al 36esimo. Decisivi 5 punti in fila di Blackshear, 24 su 46 da 2 e più 12 a rimbalzo per i toscani, contro il 12 su 32 e 12 su 30 da 3 dei Lupi. 23 punti per Blackshear, con 7 su 11 dal campo, 7 su 7 ai liberi, 5 falli subiti e 25 di valutazione, 15 e 11 palloni catturati per Kirk, 6 assist di Moore. Dall'altro lato 15 per Aker, 12 con il 100% al tiro e 7 rimbalzi per Lunen. Prima vittoria per la Consult Invest, che supera a domicilio 68 a 63 l'obiettivo lavoro. Successo numero 52 su 143 sfide storiche disputate di Pesaro contro Bologna. Per la Virtus è la terza sconfitta consecutiva in questo torneo. Primo periodo tutto dei padroni di casa. Ottimo l'attacco, 15 per McKissic alla pausa. Eccellente la retroguardia, più 15 al nono, 25 a 7 all'undicesimo, con 9 su 15 dal campo, contro il 3 su 10 e 0 su 9 degli avversari. La Virtus senza Pittman infortunato cresce a dismisura all'interno della propria metà campo. La VL soffre, realizza 2 punti in 8 minuti. Dall'altro lato Mazzola scrive al referto punti importanti per il break di 22 a 6 in 9 minuti, 31 a 29 all'intervallo lungo. Nella ripresa la Consult Invest inserisce il turbo. Lacy diventa il primo terminale offensivo della compagine di Paolini, che in difesa erge un muro. Parziale di 21 a 3 in 9 minuti e più 20 nel computo generale. Nel finale reazione d'orgoglio delle V-nere, che tornano a meno 4 al 39esimo, ma di tempo non ce n'è più. 17 su 34 da 2, 6 su 23 da 3 per i marchigiani, contro il 12 su 38 e 7 su 32 dei viaggianti, che hanno perso 19 palloni, 21 con 6 falli subiti e 5 recuperi per Criston, 15 e 8 rimbalzi per Lissi, stesso score per McKissic, con 10 palloni catturati e 5 falli subiti, 11 rimbalzi di Gazzotti. Dall'altro lato 14 più 7 falli subiti per Ghetti.
vittoria consecutiva per l'Umana che grazie ad una meravigliosa retroguardia domina e supera 73-51 la Vanoli e il quinto successo interno in fila della Reyer contro Cremona che al Taliercio non ha mai strappato la posta in palio in Serie A. Primo periodo senza break, 15-14 al decimo, poi la difesa di Recalcati cresce e contemporaneamente iniziano i problemi di produzione del quintetto di Pancotto, 1-13 da oltre l'arco al 20esimo, parziale di 20-7 in 10 minuti e più 14 all'intervallo lungo, 35-21. Nella ripresa i Lombardi restano a secco 5 minuti e scivolano a meno 16, 47-33 al 30esimo. Nel quarto periodo altro break dell'Umana, 26-19 minuti e più 30 sul tabellone elettronico. Cremona è costretta ad issare bandiera bianca, 58-29 il parziale in 29 minuti per i veneti, 11-25 da 3 più 12 al rimbalzo e 21 assist per la Reyer contro il 5-27 e 11 assistenze dei viaggianti, 18 punti con 8-12 al tiro e 9 palloni catturati per un ottimo Owens, 12-4-4 da 3 per Tonut, 9-8 falli subiti, 6 rimbalzi e 21 di valutazione per Green. Dall'altro lato, 11 palloni catturati per Cousin alla 300esima presenza in A, 5 le assistenze di Turner. In classifica l'Umana sale a 6 punti, Cremona resta a 2. Vittoria consecutiva, seconda in trasferta per le A7 che espugna il Palamaggio 80-70 e l'ottavo successo in fila di Milano contro Caserta che non supera le scarpette rosse da quasi 4 anni. Molto positivo l'approccio della Pastareggia, senza Siva e Jones gli uomini di Dell'Agnello costringono l'Olimpia a 8 punti in 9 minuti, più 11 sul tabellone elettronico con 7 punti di Hunt. Nel secondo periodo i campani perdono diversi palloni, 10 alla pausa, le A7 si sblocca da oltre l'arco, 5-7 per il quintetto di Repescia che piazza il break, 19-7 in 7 minuti e situazione di punteggio capovolta, ma 7 punti consecutivi di Cinciarini riportano avanti i bianconeri, 35-31 all'intervallo. Nella ripresa Caserta prova di nuovo a scappare, più 8 al 25esimo, risposta rabbiosa delle A7, parziale di 22-7 in 6 minuti e più 7 al 32esimo. La Pastareggia perde Hunt per infortunio e sporca le proprie percentuali. Dall'altro lato le A7 scrive al referto 5 triple in fila che valgono il più 15 al 38esimo, 37-14 il parziale in favore degli ospiti tra il 25esimo ed il 37esimo, 13-31 da 2, 13-27 da 3 per l'Olimpia contro il 10-28 e 11-29 dei padroni di casa che hanno perso 17 palloni, 16 punti con 4-7 da oltre l'arco per Simon, 13-5 falli su in 18 minuti per Gentile, 11 con il 100% dal campo per Lafayette, per la Juve ventello per Cinciarini con 9-9 ai liberi e 6 falli subiti, 15 per Downs. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.